Noi appunto si chiama Calcio Toscano, calcio giocato. Due parole su questo Pisa, non sta andando molto bene. Quale sarà il futuro prossimo? Ma bisognerebbe avere la palla, la sfera di cristallo, perché nessuno pensava che ci fosse un inizio del genere. È stato sbagliato secondo me i tempi della programmazione dell'allestimento della squadra, dando a Marà una squadra che era una sorta di cantiere aperto settimana dopo settimana, per poi chiudere a un minuto della chiusura del calciomercato con due acquisti di fretta come l'ex difensore del Benevento Barba e gli Ozzi, quarta punta del Como, con una situazione che comunque non era definita sia dal punto di vista tecnico-tattico ma soprattutto dal punto di vista offensivo, perché dal momento che Lucca se n'è andato, Puskas è stato comprato dal Genoa, sostanzialmente è ritornato Torregrossa che aveva dei problemi, si era operato prima dopo la fine del campionato, è rientrato, ha fatto un gol perché lui sa fare solo quello, però poi nella partita successiva si è fatto male stando fuori alcune settimane, quindi di fatto giochi con un ragazzino di 19 anni e con un 38enne come il grande Tano Masucci. Mi sembra, come dire, che c'è qualcosa che non va, e difficilmente una squadra che ha queste pecche, queste lacune, può mettere in bacino di carenaggio un percorso di recupero in classifica. La vedo molto difficile, considerando che le prossime 5 partite ci saranno la Regina, il Venezia, il Perugia, il Palermo e il Parma, e non mi sembra poco.